paese, in effetti, in cui il 10% della popolazione è emigrata. Sono 8 milioni. Questo paese sono le Filippine. E c'è un cardinale che era il più giovane del Sacro Collegio e che continua a sembrare il più giovane. Forse perché sorride sempre, forse perché canta spesso, forse perché ha il passo leggero, forse perché era quello che teneva il tempo meglio prima quando suonava Arsène. Sua Eminenza Antonio Joachim Tang, prego. Eccolo qua. Intanto grazie. Secondo, ho una marea di libri che l'editrice missionaria continua a mandarmi e che parlano tutti di lei. Ormai sta pubblicando libri su libri in questo paese ed è meraviglioso che possiamo conoscerla, visto che lei parla così bene l'italiano, e quindi adesso la metto accanto qua e chiacchieriamo un po' insieme. Prego. Ciao Monica, ciao. Ciao, grazie. Lei non è stanca? No, mi devi dire tu. Tu sei stanco. Ma io un po' stanco. Tu sei un po' stanco, lo so. Buonasera. Stiamo andando per le lunghe, però questo momento non ce lo dobbiamo privare, quindi ce lo godiamo con calma. Allora, cardinale, arcivescovo di Manila, ci ricordi quanti milioni di abitanti ha Manila? L'archidiocesi di Manila ora è diminuita, sono 3 milioni di cattolici. Di cattolici? Ma tutta la città di Manila quanti abitanti ha? Oh, la metropolitana 14 milioni. Perché non credo che tu ti occupi proprio si occupi solo dei cattolici, no? 80% cattolici. Ecco, 80% e l'altro 20% è comunque molto numeroso. Ora, Eminenza, c'è un momento. Vi porto saluti cari dalle Filippine. E vi chiedo perdono, no? Perché io non parlo italiano come Monica. Ma io però non parlo filippino per niente, e quindi sono un passo indietro. Eminenza, c'è un'enciclica che si chiama Evangelii Gaudium, la gioia dell'evangelizzazione. Io la gioia la vedo nel suo volto. Mi domando cosa c'è di nuovo in questa enciclica, cosa c'è in più che ci aiuta a fare quel passo per cui i cristiani non sono sempre quelli con i musi lunghi, un po' tristi, no? Un po' inquieti, un po' ingenui, per cui forse non vale poi così la pena seguirli. Da un lato, da un senso, non c'è di novità in questa enciclica o esortazione apostolica. In una conversazione, dialogo con il Santo Padre, lui ha affermato a me che l'ispirazione data da Papa Paolo VI nell'Evangelii Gaudium è molto presente nell'Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi, no? Però lo stile di parlare, di comunicare di Papa Francesco è più, in un linguaggio più accettabile, no? E per affermare anche la virtù della gioia. Perché il Vangelo è la novella buona, una buona notizia, e ogni messaggero di una buona notizia, prima di parlare, deve parlare con il volto, con la gioia, e poi con parole. Cioè lei dice che... dovrebbero essere più gioiosi e mostrarlo, però i cristiani sentono anche più di altri il peso del dolore del mondo, che è grande. Come si fa a essere gioiosi quando la sofferenza del mondo è
così vicina a noi. Io dico sempre, quando qualcuno mi domanda, ma perché voi filippini sorridono sempre? C'era un giornalista che mi ha detto direttamente, se lei mi confusa, che sorride in un momento, un altro momento piange. Ma io dico sempre, un popolo che ha sofferto molto sa sorridere. Quando piange non per se stesso, ma per la verità, e piange con gli altri, quando soffre con Gesù Cristo presente nei poveri, sa la gioia della risurrezione, sa la gioia dell'amore. Io applaudo perché queste sue parole toccano il cuore, dopodiché uno se le deve rileggere pian piano e pensarci un po' su, perché sembrano cose molto semplici e naturali, dette così da lui, però hanno un peso anche sulle spalle da portare che non è da poco, no? Senta, Eminenza, lei è cresciuto con i missionari? Sì. Com'erano? Simpatici, antipatici, tristi, allegri? Sì. Ho cresciuto con i missionari del Belgio, da Belgio, sì, sì. Belgio, no? Missionari di Schert. No? Oh, con una vita molto severa, sì, esigente, no? Però, loro ci amavano molto. Io, con la memoria di mia gioventù, no? E questi missionari, non mi ricordo la severità, però mi ricordo l'amore di questi missionari, no? E l'amore che ha fatto crescere come umani esseri e anche come cristiani. Quindi lei ha detto, io quando diventerò cardinale cerco di avere lo stesso amore ma anche un po' più di sorriso, un po' meno severità, eh? Vero? Ma è vero che il Papa dice che lei è un grande comunicatore? Non so. Eh? Non so. Però qualcuno mi ha detto che il Santo Padre in un'udienza ha indicato un sacerdote da Manila, suo arcivescovo è un gran comunicatore. Lei cosa vuole comunicare, Eminenza? Comunicare comincia con ascoltare. Una persona che non ascolta non può comunicare. No. E la virtù di profondo ascolto manca adesso, perché tutti parlano in fretta e il mondo diventa rumoroso. Noi abbiamo bisogno di persone che dà rispetto agli altri con rispetto e silenzio. Permette lo spirito di parlare tramite, specialmente i poveri. Io ho imparato tante la parola di Dio, non solo nelle scuole, non solo nelle lezioni di esegesi, no? Esegesi biblici, no? Ma ascoltando i poveri. So che ci sono tanti biblisti qui, ma c'è una raccomandazione: biblisti, sì, studiate la Bibbia, ma ascoltare la parola di Dio annunziata dai poveri. Adesso li tiro fuori uno a uno.
Ho imparato dagli ultimi, stava lanciando il suo libro ultimo. Era un modo per promuovere il libro, no, sappiamo che non è così, sto scherzando naturalmente. Poi ci torniamo. Rispetto, va bene, Eminenza, dialogo, incontro. Ma come si fa a dialogare e a rispettare chi non ti rispetta e chi non vuole dialogare con te? Ah, sì, difficile, no? Molto difficile. Come essere umano, no? Sì, molto difficile. Però è possibile. Possibile con la fede. La fede ci dà nuovi occhi da vedere in un uomo, in una donna, specialmente in un nemico, una nemica, no? Un prossimo, un fratello, una sorella. Non gli occhi di rabbia, ma gli occhi di fede e di speranza. Come cresce la fede? Con la preghiera, con la preghiera. Perché la fede è un dono del Signore, non è un prodotto dei nostri sforzi. Ogni giorno, tante volte al giorno dobbiamo pregare al Signore di dare a noi il dono di fede. E questa è anche la molla della missione, lo diceva prima anche Suor Caterina, ricorda, sì. Suor Caterina Giraldo. Cioè, perché si parte per fare delle opere buone? Che differenza c'è tra missionario e volontario? Posso tornare domani per rispondere? Devo riflettere. Ma è un festival o un esame? Ho dimenticato la domanda. Ma io sono sicura che queste cose interessano a me, ma interessano anche loro. Un missionario, una missionera ha questo profondo senso di essere mandato o mandata da qualcuno. Non è un lavoro che io cerco, non è un progetto, un programma della mia mente, è una chiamata, una voce misteriosa che è presente. Prima di uscire, prima di andare in uscita, deve il Signore entri. Devono i poveri entrino in mio cuore come preparazione di uscire. Senza la presenza primaria del Signore, dei popoli poveri nella mia vita, non uscirò. Questa è la preghiera, questa è la missione, la presenza misteriosa dello Spirito Santo e la presenza vera dei miei prossimi che gridano per l'amore, per giustizia, per la verità. E loro sono già presenti in me prima di sono talmente attenta che giro addirittura il microfono dall'altra parte. Lei non è seria, no? Ha ragione quella giornalista ha ragione, lei mi confonde. Ma è un festival. A proposito di giornalista, allora, a me piace il Cardinal Tagle perché sta diventando sempre più famoso, però direbbero i miei figli non se la tira, nel senso che è proprio, è sempre se stesso e non dice mai le cose politically correct che certa stampa si aspetterebbe.
E oggi su Repubblica è uscito un pezzo molto grande, una grossa intervista a lei. L'ha letta? No. No? No. Intervista di? Sua. Che è giornalista? Non facciamo pubblicità ai giornali, ma le assicuro che è un giornale importante. Ah, ok. E lei ha detto questa frase, ha detto che Gesù era asiatico. Ah, sì. È asiatico o era? È asiatico, ma... Mi ricordo che il Papa Giovanni Paolo II, durante l'assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi per l'Asia, un giorno, appena finita l'orazione di terza ora, no? Il Papa, guardando i Vescovi, auditori esperti nell'aula, dice: Gesù Cristo è nato in Asia, e grazie al Signore Gesù Cristo incarnato dell'Oriente, in Oriente, la cultura dell'Oriente diventa un strumento della presenza divina. Silenzio, perché noi asiatici non siamo abituati di vedere Gesù come uno di noi, no? Però il Papa ci ha ricordato questo. Sì, noi pensiamo che l'estremo oriente non sia oriente. L'Oriente vicino a noi non sia Oriente, parte d'Oriente aperta, ma altre parti del mondo. Questa di dire che Gesù è asiatico, che sembra una battuta, che però fa una certa impressione, è veramente una cosa, un'affermazione molto seria, perché noi abbiamo sempre considerato, noi uomini bianchi, l'Asia terra di missione, e oggi invece è dall'Asia che arrivano. Roma è pieno di parrocchie dove ci sono sacerdoti filippini, lei lo sa, che grazie a Dio celebrano la messa anche nei giorni feriali, perché sennò sarebbero chiuse le chiese. Allora, com'è possibile? I cristiani sono una minoranza da voi, l'ha detto prima. Come mai tanti cristiani vengono qui? Perché non si trovano bene da voi? Il fenomeno di migrazione è molto complesso. Sì, domani spiegherò. No, il fenomeno. No. La migrazione dei sacerdoti, quella. Ma sì, però i grandi movimenti non migratori nella storia dell'umanità coincidono anche con le grandi tappe missionarie del mondo della Chiesa. Noi siamo abituati di parlare di missio ad gentes, no? In questa prospettiva l'Asia, Africa, Oceania sono paesi, continenti di missioni dove gli europei, nordamericani vanno per missioni. Però adesso, no? Adesso i popoli vanno a Nord America, vanno in Europa, e la missione non solo è missio ad gentes, ma missio inter gentes, inter gentes. Le fragilità, i drammi, i problemi di una megalopoli come Manila, che sembra sviluppare tentacoli capaci di avvolgere l'uomo anche nella rincorsa a modelli consumistici, individualistici che sono i nostri. In cosa è differente da noi? E in che cosa è uguale a noi? Perché lei diceva prima, si deve fare missione anche qui. Quindi immagino che la missione si debba fare non solo nel villaggio, ma anche in una grande città come Manila. Sì, il volto della povertà
lo stesso dappertutto. Le lacrime delle madri, no? Sono uguali. Però le varie culture hanno influenzato anche le forme della stessa povertà, le forme delle stesse lacrime. In una grande metropolitana come Manila non c'è spazi territoriali per costruire nuove case, parchi, però ci sono sempre spazi umani. E l'evangelizzazione, la missione per noi, la sfida è trovare questi spazi umani che ha bisogno di una forte testimonianza della presenza amorevole e misericordiosa del Signore. Però abbiamo anche imparato che andare alle periferie esistenziali della povertà, dell'immaginizzazione, andare non solo per portare aiuto e anche la buona notizia, andare verso le periferie significa anche ricevere la testimonianza dei poveri. Posso dare un esempio, no, di mia esperienza. Un giorno un amico mio mi ha portato nel suo automobile per andare a un posto in Manila. E in una strada il semaforo, no, è diventato rosso. So, stop. Immediatamente i venditori di fiori, di caramelle, biscotti dal margine delle strade sono, no, come una invasione, no, vendendo le cose. L'autista, il mio amico, con rispetto hanno segnalato: no, non compriamo niente, non compriamo. E loro, con rispetto, vanno agli altri per uno di questi venditori che vendeva biscotti è tornato a noi guardandomi: cardinale, no? Una mano con biscotti e con l'altra mano, no? Cardinale. E l'autista dice: signor, non compriamo. Ma io, cardinale. Io ho tirato giù il finestrino senza il permesso del mio amico. Il mio amico dice: signore, non compriamo. Il venditore dice: ma io non vendo, voglio dare al cardinale come dono. Questo uomo povero che ha bisogno di ogni centimo per sopravvivere, il mio maestro in generosità. Sorride con gli occhi e ci sta raccontando episodi che danno gioia e anche coraggio e spinta. Io non so se lei ha i sacerdoti che partono missionari, li mette in guardia anche dai pericoli, dai rischi. I missionari devono comunque fare i conti con il potere, con i soprusi,
con la violazione dei diritti in moltissimi paesi, in alcuni casi fino al martirio. Come si fa a far piacere una vita così? Prima di rispondere a questa domanda, nel nome del popolo filippino, della Chiesa delle Filippine, voglio ringraziare la Chiesa in Italia per il dono dei missionari e missionarie italiani nelle Filippine, che hanno seminato, no, la parola di Dio nelle Filippine, anche con il sangue. Grazie alla Chiesa di Filippine. Monica, la fede cristiana è un gran rischio, non solo la vita si chiama missionaria. Dire Signore è rischioso. Il presidente, il governatore, il primo ministro, ascoltando questo, Signore, ma solo il Signore, no, Gesù, non il presidente del governo, non il primo ministro, dichiarare Signore è un rischio. Come diceva Gesù, dicevano nel Vangelo, no? Non abbiamo altro Dio lì fuori di Cesare, lo dicono anche oggi i potenti del mondo? Sì, con sorriso. Signore! Quindi sta dicendo che nessuno ci ha assicurato che la vita cristiana è facile. No! Che però è più bella? Sì, più bella, e più bella perché rischiosa. No? Sì! Quando una persona ha un'esperienza di fede e speranza profonda, è rischiosa questa persona, perché la speranza, la fede, no? Fanno una persona di continuare sempre, di non fermarsi. Quindi è una persona audace, audace con la speranza. Sì, sì. Okay. E prende e affronta anche rischi. Ma perché i bambini non si raccontano le storie dei missionari piuttosto che dei soldati, degli eroi, dei supereroi? Ci sono le storie bellissime. Io sono sicura che lei gliele racconta le storie ai ragazzini, vero? Le storie dei missionari, delle missionarie, dei santi, sì, che sono, come dice lei, persone audaci, sì, bisognerebbe fare una raccolta di figurine. Sì, vero? Sì, e comics. Sì. Per esempio, la sua vita come testimone. No, sto parlando dei santi. Senta, Eminenza, qui a Brescia, adesso facciamo un po' di pubblicità. Una volta in Italia c'era la pubblicità della buona stampa cattolica, non so se c'è anche nelle Filippine. La stampa cattolica, no, non c'è. Ma c'è. C'è. Adesso un po' meno di moda la stampa cattolica. Allora noi non parliamo di stampa cattolica, parliamo di un uomo coraggioso che si occupa di un sacco di gente come pastore, che è molto amico di Papa Francesco, che tutti lo conoscono, che è un raffinato teologo, perché oltre a saper cantare molto bene, l'ho provato, l'ho sentito come canta, è un raffinato teologo che sa però parlare a tutti quanti. Secondo me vale la pena di leggere la sua storia, e non solo la sua storia, quello che ha da insegnare, perché il suo mondo non è tanto lontano dal nostro, è lo stesso identico mondo, le cose di cui parla sono quelle di cui abbiamo bisogno noi. Quindi qui fuori ci sono i libri, non me l'ha detto lui non c'entra proprio niente, però ci tengo, vale la pena leggere non solo l'ultimo suo libro, che ho imparato dagli ultimi, vi facevo vedere prima, che sta per uscire, credo ne abbiano qualche copia in anticipo, ma anche gli altri sopra. Tra l'altro c'è un libricino che ho qui che si chiama Gente di Pasqua, e non so se è vero anche questo, ma che quando gliel'hanno regalato al Papa Emerito Benedetto, lui ha detto: ah, l'ho scoperto io Tagle. È così? È così? Sì.
perché ho lavorato nella Commissione Teologica Internazionale dal 1997 fino al 203. Il nostro capo era il cardinale Ratzinger. Quindi è vero, ha ragione, i papi non dicono mai mi chiamava sempre baby teologo. Beh, insomma, è un bel complimento da Joseph Ratzinger. Perché io rimango immaturo. Allora, a questo baby cardinale teologo chiediamo domani mattina alle 10:30 nella tenda esagonale in corso Zanardelli, come fanno i grandi autori di bestseller, di firmare per tutti le copie dei suoi libri. Lo fa? Sì. È un'opera di misericordia ed è una penitenza, eh? Una penitenza, gloria una di penitenza. Dio. Quindi lo fa volentieri una penitenza sì, per noi. Sì, sì. Grazie per la missione.